Con due guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente, quest'anno la Marcia della Pace ha assunto un significato ancora più profondo. A Lucca i partecipanti all'iniziativa, promossa dalla Diocesi, dalla Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali e dalla Comunità di Sant'Egidio, si sono ritrovati in piazza San Frediano per un momento di preghiera. Oltre a quello dei conflitti in corso, come di consueto il Papa ha indicato un tema principale su cui riflettere. Quest'anno è un tema un po' particolare, anche innovativo, profetico, che è intelligenza artificiale e pace. E quindi vogliamo un attimo riflettere insieme e testimoniare il buon uso che potrebbe derivare dall'intelligenza artificiale e non finalizzato, come spesso avviene oggi, nei conflitti, no? E per gli armamenti. Papa Francesco richiama la necessità di vigilare e di operare affinché non attecchisca una logica di violenza e di discriminazione nell'uso dell'intelligenza artificiale, a spese dei più fragili e degli esclusi. I partecipanti alla Marcia della Pace da Piazza San Francesco sono poi sfilati per le vie principali della città, fino ad arrivare in Piazza San Martino, dove la marcia si è conclusa con la benedizione dell'Arcivescovo Paolo Giulietti.